Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 19, 22 maggio 1912. Trovandomi nel solito mio stato, per poco è venuto il benedetto Gesù e sentendomi un certo scontento, mi ha detto: figlia mia, il vero amore non è soggetto a scontenti. Anzi, dagli stessi scontenti prende occasione per cambiarli nei più bei contenti per virtù dell'amore. Molto più che essendo io il contento dei contenti, non posso tollerare alcuno scontento nell'anima che mi ama. Sentendo io il suo contento, più se fosse mio che suo, sono costretto a darle quella cosa che la rende contenta, per averla tutta uniforme a me. Altrimenti ci starebbero delle fibre, dei palpiti, dei pensieri scordanti, dissimili, che farebbero perdere il più bello della nostra armonia. Ed io non posso tollerare tutto questo in chi veramente mi ama. Poi il vero amore, per amore opera e per amore non opera, per amore chiede e per amore cede. Il vero amore, tutto nell'amore finisce, per amore muore e per amore risorge. Ed io, Gesù, pare che vuoi sfuggirmi con questo parlare, ma sappi che io non cedo. Per ora, per amore cedi tu a me, fammi un atto d'amore e cedi a ciò che mi è tanto necessario e che tanto sono obbligato. Del resto cedo tutto a te, altrimenti mi renderò scontenta. E Gesù, vuoi vincere a via di scontenti? Ha sorriso ed è scomparso. Capitolo 20, 25 maggio 1912.
Questa mattina il mio sempre amabile Gesù, vedendomi molto oppressa, mi ha fatto succhiare al suo cuore e poi mi ha detto: figlia mia, se un oggetto è duro, se si vuol fare un buco o dargli un'altra forma, si guasta o resta frantumato. Invece se è morbido o fosse di molle pasta, si può fare il buco, si può dare la forma che si vuole senza timore che si potesse frangere. E se si volesse dare la forma primaria, senza nessuna difficoltà, l'oggetto si presterebbe a tutto. Tale è l'anima nella mia volontà, è un oggetto morbido. Ed io ne faccio quello che voglio, ora la ferisco, ora la abbellisco, ora la ingrandisco, in un istante la rifaccio di nuovo. E l'anima mi si presta a tutto, non si oppone a nulla, ed io la porto sempre nelle mie mani e mi diletto di lei continuamente. Capitolo 21, 30 maggio 1912. Continuando il mio solito stato, mi sentivo oppressa per la privazione del mio sempre amabile Gesù. E venendo mi ha detto: figlia mia, quando sei priva di me, serviti della mia stessa privazione per rendere duplici, triplici, centuplici gli atti di amore verso di me, in modo da formarti un ambiente dentro e fuori tutto d'amore. In modo che in questo ambiente mi troverai più bello e come rinato a nuova vita, perché dove è amore, là io ci sono. E perciò per l'anima che veramente mi ama non ci può essere separazione. Anzi, formiamo la stessa cosa, perché l'amore pare che mi crea, mi dà vita, mi alimenta, mi fa crescere. Nell'amore trovo il mio centro e mi sento ricreato, rinato, mentre sono eterno, senza principio e senza fine. Ma per cagione dell'anima che mi ama, mi piace tanto l'amore che mi sento rifatto. Oltre di ciò, in questo amore io trovo il mio vero riposo. Si riposa la mia intelligenza, nell'intelligenza che mi ama. Si riposa il mio cuore, il mio desiderio, le mie mani e i miei piedi nel cuore che mi ama. Nel desiderio che mi ama e desidera solo me, nelle mani che operano per me, nei piedi che camminano solo per me. Sicché parte per parte io vado riposando nell'anima che mi ama. E l'anima col suo amore mi trova in tutto e dappertutto e si riposa tutta in me. E nel mio amore resta rinata, abbellita e cresce in modo mirabile nel mio stesso amore. Capitolo 22, 2 giugno 1912. Continuando il mio solito stato, mi lamentavo con Gesù delle sue privazioni e Gesù mi ha detto: figlia mia, quando nell'anima non c'è nulla di estraneo a me o che non mi appartiene, non ci può essere separazione tra me e l'anima. Anzi, ti dico che non c'è nessun pensiero, affetto, desiderio, palpito che non sia mio. Io ci tengo l'anima con me in cielo oppure mi rimango con lei in terra. Solo quello mi può dividere dall'anima, se ci sono cose a me estranee e se questo non avverti in te. Perché temi che io mi possa separare da te? Bene, meditiamo un pochino attraverso questi brani sull'unione d'amore di Gesù e sulle eventuali possibilità di essere separati da Lui, perché sono questi gli argomenti che Gesù affronta oggi in questi capitoli. Allora, anzitutto Gesù come sempre ci dà un'affermazione, ecco, apodittica, che è una rivelazione ed è anche sempre un punto di controllo, di analisi, di esame per tutti noi. La frase è: il vero amore non è soggetto a scontenti. Sembra, come dire, una chiosa, o meglio un approfondimento di un celebre aforisma di San Giovanni Bosco, molto noto. Lui diceva che la santità consiste nello stare sempre allegri, frase che a sua volta riecheggiava un ben più antico modo di intendere la santità che trovò a suo tempo nel XVI secolo in San Filippo Neri un emblema. Queste frasi sono molto più profonde di quanto si pensi, ecco, perché non è che descrivono una santità, come dire, consistente
in quella che in ascetica è chiamata la sciocca allegria. Noi ricordiamo che già i romani dicevano che risus abundat in ore stultorum, quindi non si tratta del sciocco voler ridere sempre ad ogni costo di tutto e di tutti, ecco, divertirsi smodatamente. È una contentezza profonda, ecco, l'allegria, la contentezza, ecco, sono concetti molto profondi, sono concetti anzitutto interiori e spirituali, no? Sappiamo che la liturgia della Chiesa dedica una domenica, ecco, dell'anno, anzi per la verità due, proprio nei tempi apparentemente meno consoni, no? Che sono l'Avvento e la Quaresima, che sono tempi di penitenza, ma nell'Avvento, la terza domenica d'Avvento, è appunto la domenica della gioia, la domenica del Gaudete, e la quarta domenica di Quaresima è la domenica letare, cioè del rallegratevi. Quindi dice, ma come, stiamo facendo penitenza e ci rallegriamo? E certo, ecco, perché la gioia è un corollario necessario di chi vive nella volontà di Dio. Ed è, a detta di San Paolo, il secondo frutto dello Spirito Santo. Tra l'altro, guarda caso, proprio per quello che Gesù spiega poi nel proseguo di questo capitolo, la gioia è il secondo frutto dello Spirito Santo che avviene subito dopo l'amore. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, mansuetudine, fedeltà, bontà, mitezza, dominio di sé, eccetera, no? I 12 frutti dello Spirito Santo. Quindi Gesù che cosa dice? Se uno mi ama, deve essere contento. Se non è contento, vuol dire che non mi ama. Punto. Molto più che essendo io il contento dei contenti, dice Gesù, non posso tollerare alcuno scontento nell'anima che mi ama. Attenzione, scontento non è la stessa cosa che tribolazione, croce, prova, mortificazione, penitenza, questi. E la prova di questo l'abbiamo proprio nel fatto che le domeniche gaudete e letare si vivono nei tempi penitenziali. D'accordo? Perché la contentezza non significa assenza di ogni tipo di dolore, no, ma è unione con la volontà di Dio ininterrotta e vivere ogni cosa. Soprattutto per certi aspetti, tutte le varie forme di esperienza di dolore nell'orizzonte dell'amore a Gesù, che consiste appunto nella santificazione del dolore e nella trasformazione del dolore che di per sé non è voluto da Dio, non è, non lo è stato e non lo era, è presente nel mondo a causa del peccato e può e deve essere santificato, trasformato in moneta per la santificazione qui e per la vita eterna dopo, attraverso appunto l'amore con cui si abbraccia e con gioia, ecco, con adesione alla divina volontà e perfetta rassegnazione ogni croce, piccola o grande, che la divina volontà ci mette dinanzi. Questo dobbiamo certamente utilizzarlo come punto per l'esame di coscienza, perché il tasso della nostra santità è direttamente proporzionale al tasso della nostra contentezza. E questo è uno dei classici punti dove non possiamo, se siamo onesti con noi stessi, ingannarci. Una persona triste, buia, malinconica, tendente al pessimismo, o cose di questo genere. Per carità, queste cose possono dipendere in parte dal temperamento, perché c'è un temperamento che tende particolarmente a queste cose, ma è evidente che la trasformazione che avviene quando si entra in intima comunione con Dio, appunto, trasforma anche queste cose, no? Per cui se si rimane, ecco, ancorati in questi orizzonti, l'amore a Gesù o non c'è o è poco. E quindi poi bisognerà fare lo step successivo e dire come mai l'amore a Gesù è poco, e come questo è, diciamo, argomento di altre meditazioni, non di quella di oggi.
Il vero amore, conclude Gesù, per amore opera e per amore non opera. Per amore chiede e per amore cede. Il vero amore, tutto nell'amore finisce, per amore muore e per amore risorge, no? Se io faccio una cosa, la faccio per amore di Gesù. Se io una cosa non la faccio, non la faccio per amore di Gesù. Se io chiedo umilmente a Gesù qualcosa, è sempre per amore suo. Se io cedo a qualche suo volere, quindi rinuncio a chiedere una grazia o una cosa che mi starebbe al cuore, perché capisco insomma che non è aria, lo faccio per amore di Gesù. Il secondo paragrafetto, brevissimo, ma è anche molto importante. Allora, anzitutto qui abbiamo una nuova, brevissima, ecco, apertura di finestra da parte di Luisa su una sua esperienza straordinaria, insomma, già verificatasi nella storia della Chiesa, questa non è inedita, succhiare al suo cuore, perché con certezza io non ho dubbi perché ricordo benissimo di averla letta nella sua biografia, e accadde a Santa Margherita Maria Alacoque, e la santa francese a cui furono fatte nel XVII secolo le rivelazioni sul Sacro Cuore. Però Luisa ha vissuto questa cosa, no? Semplicemente perché era oppressa. Quindi il che fa comprendere come quando si vive solo di Gesù e per Gesù, e quindi si rinuncia anche ad andare a cercare consolazioni e gratificazioni o compensazioni umane, cosa che purtroppo per umana debolezza fanno la stragrande maggioranza dei mortali, ci pensa lui a dare, se necessario, se vede che l'anima ne ha bisogno, consolazioni divine. Questo significa anche, diciamo, vivere in quel certo stato di abbandono, no? Se andiamo a cercare le consolazioni umane per conto nostro, come dice Gesù, no? A quelli che fanno le buone opere per farsi vedere, hai già ricevuto la tua ricompensa, quindi ti sei già consolando, no? Ecco, poi però Gesù trae argomento, non casualmente, insomma, da questo evento soprannaturale, per una piccola lezioncina fondamentalissima, ecco, cioè sull'oggetto duro o sulla pasta molle o un oggetto morbido. Ecco, questo apre il grandissimo e importantissimo campo fondamentale per la vita nella divina volontà, e il lasciarsi appunto lavorare dalla grazia di Dio. Questo è un aspetto molto importante. E se non ci lasciamo lavorare dalla grazia di Dio, è difficile progredire e entrare in questo orizzonte. Ma non c'è niente di più difficile per l'uomo, e nei confronti di cui e nei cui confronti provoca maggiore riluttanza e resistenza, che appunto il lasciarsi plasmare, lasciarsi far dare la forma che si vuole, lasciarsi anche stravolgere. Queste sono cose molto 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 profonde, molto profonde. E come si diventa pasta molle? Cioè, io vorrei tanto farmi lavorare da Gesù. Attenzione, bisogna fare un atto serio e risoluto, primo di volontà, volontà vera, non velleità, e secondo di umiltà, perché gli uomini non fanno alcuna difficoltà a dire che sono imperfetti, che sono pieni di difetti, Poi però quando si tratta di metterci le mani e toglierseli, perché bisogna toglierseli, fanno i diavoli a quattro.
e quei occhi di rocca. Dovrebbe essere la cosa più ovvia e più naturale di questo mondo, perché cioè, tutto ci attesta in continuazione la nostra miseria, la nostra fragilità, la nostra peccaminosità, il nostro essere pieni di piccoli o medi o grandi vizi, di stare in balia di tante passioni, appunto. Magari mi accorgo che sono sempre triste. Come si esce da questo? Si esce da questo anzitutto lasciando operare Gesù, cosa che difficilmente, cioè, e come ci lavora Gesù? Ah, Gesù ci lavora attraverso, e questo lo fa con tutti, le cose che ci accadono, piccole o grandi che siano, nei cui confronti noi dobbiamo avere anzitutto un atteggiamento di grande docilità, cioè accogliere e ricevere dalle sue mani, ed anche grande, chiamiamola così, interattività, cioè dialogare, tante volte ci abbiamo meditato su questo con Gesù, attraverso i fatti che succedono, perché nulla è casuale. Gesù l'ha spiegato tante volte, no? Se una persona mi risponde malamente e io mi risento, me la prendo con lui, ho rancore, dice: ma questo ci ha torto, perché mi ha detto questa cosa? Perché mi ha risposto così? Da un punto di vista di giustizia sostanziale, può darsi anche che sia vero, d'accordo? Cioè che ci aveva torto, ma il problema è che tu devi capire perché il Signore ha permesso che in quel momento te prendessi quella rispostaccia, perché quella è un colpo di scalpellino alla tua anima, soprannaturalmente parlando. Se tu lo prendi, che significa prenderlo, quindi diventare pasta molla? Significa che io non ci penso proprio a prendermela con quello che me l'ha dato, d'accordo? E quell'esperienza di certamente umano dolore che si prova, la distruggo immediatamente in un bell'atto di perdono e di misericordia verso quella persona. Poi però penso, Gesù mi vorrà fare un pochino più umile, per esempio. Gesù mi vorrà fare un pochino più paziente, per esempio. Gesù mi vorrà fare un pochino più umile attraverso questa sciocchezza. Adesso sto facendo degli esempi molto banali, molto sciocchi, no? Ma noi questo, cioè, sta a noi farlo o non farlo. Ma la stragrandissima maggioranza degli uomini sono non oggetti duri, né più. E per cui il nostro Signore sta con le mani legate, nel senso che poi lui ci prova anche a dirigere, a convogliare, perché lui vuole bene a tutti quanti, no? Ma come tante volte Gesù dice, basti guardare anche alcuni passaggi delle ore della Passione, l'uomo sistematicamente fa fallire ogni sua strategia d'amore, sistematicamente. E rimane quello che è, perché un pezzo di pietra rimane un pezzo di pietra. Questo è un altro, come dire, un'altra spia di comprensione del nostro cammino, una spia che possiamo utilizzare anche nella nostra introspezione personale, è: mi sento diverso, per esempio, perché ho conosciuto gli scritti della Divina Volontà, no? Mi sento oggettivamente diverso, ma non è un sentimento flebile, cioè verificato su alcune cose, cioè quando capita che noi facciamo una cosa, dici, ma io non mi riconosco più, cioè io non ero così. Ecco, questo dovrebbe avvenire con una certa frequenza, e se avviene vuol dire che noi non siamo certamente nessuno, anzi meno di nessuno, meno di niente, e quando queste cose sono autentiche cresce enormemente, come dire, lo stupore e l'umiltà, e quindi ci si sente ancora più all'ultimo posto di quanto magari ci si sentiva prima. Però, quindi a Dio solo è sempre la gloria. Però, ecco, l'unica cosa positiva che se ne può trarre è che forse sto cominciando ad essere un pochino pasta molla. Cioè, qui Gesù dice: l'anima mi si presta a tutto, tu non devi reagire, capito? Non devi lamentarti.
Non devi smaniare, d'accordo? Non devi ribellarti. Ovviamente, se vuoi, se non vuoi, prosegui pure con la tua bella vita e nessuno te la tocca, insomma, il nostro Signore non, ecco, non fa violenze di nessun tipo. Terzo capitolo, Gesù ritorna ancora una volta sull'amore, raccomandando, ecco, un'istruzione, questa è una rielaborazione di un dato noto, ecco, nell'ascetica cattolica, cioè, quando sei priva di me, serviti della mia stessa privazione per rendere duplici, triplici, centuplici gli atti di amore verso di me. Questo vale anche per le, come dire, circostanze ordinarie, non straordinarie, no? Qui Gesù fa riferimento perché Luisa aveva vari fenomeni di percezione sensibile, quindi sensibile, mistica, chiamiamolo come vogliamo, insomma, di Gesù, abbiamo appena visto, insomma, no? Ecco, succhiare al suo cuore, insomma, una cosa molto concreta. Ecco, non è che stava a fare sempre questo, però questo Gesù glielo faceva, vero, ogni tanto. C'erano anche negli scritti, si parla di questo in continuazione, se non ce la faccio più, che Gesù non veniva, vivo giorni di angoscia, di oppressione, perché, eccetera, no? Abbiamo tante volte già meditato anche nel precedente ciclo di meditazione e non ci torniamo, no? Ecco, però uno dei motivi, questo vale anche per le grazie ordinarie, quindi per i tempi di consolazione o desolazione, di fervore o di aridità, e quando stiamo in un periodo di non percezione sensibile di Gesù, Gesù vuole che centuplichiamo gli atti di amore, cioè che lo desideriamo, cioè che lo cerchiamo, e tanto più vuole essere desiderato e cercato, quanto maggiore è, come dire, il senso di desolazione, di aridità, di aridità che si sente nella nostra anima. Perché questo fa crescere enormemente in noi l'amore verso Gesù. Ed inoltre ci insegna anche a vivere una cosa fondamentale, no? E noi, lo stare con Gesù, specialmente per chi desidera vivere nella divina volontà, deve diventare un qualche cosa di continuo, di abituale, H24. Ecco, è chiaro che non possiamo... Sì, certamente, nella divina volontà si rivive l'Eden, no? L'Eden terrestre, ma non si può vivere il paradiso, proprio il paradiso così come lo vivono i beati in cielo, cioè di stare sempre con Gesù interrottamente, insomma, no? Con la percezione della sua presenza. Ecco, ringraziamo il Signore che ogni tanto ce la fa percepire. Ecco, però, ecco, forse la maggioranza del tempo lo viviamo come tutti i mortali nell'orizzonte della fede. In questo orizzonte della fede la carità deve essere continuamente ravvivata ed esercitata, e attraverso questo ogni separazione sensibile viene semplicemente annullata. Per l'anima che veramente mi ama non ci può essere separazione, anzi formiamo la stessa cosa. E Gesù qui addirittura usa, insomma, delle immagini molto, molto belle, come sempre molto forti. Io sono eterno, ma mi sento ricreato, mi sento rinato in un'anima che mi ama, per quanto è felice di questo, no? In questo amore trovo il mio vero riposo, si riposa la mia intelligenza, si riposa il mio cuore, il mio desiderio, eccetera. L'ultimissima cosa, brevissimo ma significativo quarto ed ultimo capitoletto: quando nell'anima non c'è nulla di estraneo a me o che non mi appartiene, non ci può essere separazione. Di nuovo riparla su questo tema, no? Tra me e l'anima. E l'unica cosa che mi può dividere dall'anima è se ci sono cose a me estranee. Qui tante volte l'abbiamo meditato, bisogna ricordare sempre quella massima di Gesù: dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo tesoro. E chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Sappiamo che rinunciare a tutti gli averi non significa, cioè, andare a fare tutti gli eremiti dentro il deserto, che non c'è nient'altro.
che non Gesù solo, no? Da un punto di vista effettivo e materiale. Questa è una. È un orizzonte spirituale a cui occorre pervenire. Se si vuole conservare uno stato di unione ininterrotta con Gesù, perché se ci sono cose a lui estranee, se il tuo cuore sta altrove, in qualunque creatura, o in qualche cosa, o in qualche divertimento, o in tutto quello che vuoi, ecco, ci sarà una presenza di Gesù quando va bene e a intermittenza. Un po' sì e un po' no. E quando va male, addirittura se Dio non voglia, se il nostro cuore dovesse stare nel peccato, per dire, la presenza di Gesù non c'è proprio, insomma. Lui lì non c'è mai. Quindi bisogna fare attenzione a quello che entra dentro di noi, dentro la nostra anima, cosa diamo spazio. E anche qui possiamo fare di questo un criterio di discernimento, no? L'abbiamo visto anche altre volte. Se tu proprio non senti per niente la presenza di Gesù, l'amore di Gesù, stai tranquillo che c'è qualcosa a cui il tuo cuore è non solo attaccato, ma molto attaccato. E fino a quando perdura questa situazione, certo che Gesù ti ama, certo che Gesù ti vuole bene, certo che Gesù è pieno di misericordia, tutto quello che vogliamo, ma la percezione del suo amore e della sua presenza non l'avvertirai. Ecco, quindi anche questo, come un po' quello della contentezza con cui abbiamo cominciato, si può e si deve trasformare in un criterio di discernimento. Sono contento? Bene. L'amore di Gesù abita in me. Avverto la comunione con Gesù, la percezione della sua presenza, anche di fede, bene, vuol dire che sostanzialmente il mio cuore è unito a lui. Quando queste cose non ci stanno, è necessario che, alla luce del Signore, entriamo in noi stessi, facciamo un esame di coscienza fatto bene e vediamo cosa ci rende lontani, ci fa da schermo alla possibilità di accogliere pienamente l'amore di Gesù, pienamente viverlo e pienamente ricambiarlo. Bene, Santa Vergine Maria, noi ringraziamo con te il Signore per queste nuove luci che vengono per la nostra anima. Continuiamo a sentire e a interiorizzare le sue lezioni di amore, ecco, potremmo veramente chiamarle così. E ti chiediamo, ecco, di essere come sei stata sempre tu, una buona ascoltatrice, un'ottima ascoltatrice, discepola, e di proseguire anche ininterrottamente, ecco, con la tua materna cura nella nostra anima questa operazione di plasmazione, ecco, e anche di rievocazione continua nella nostra memoria di queste cose che Gesù ci trasmette, perché possano ogni giorno di più diventare vita della nostra vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fiat Ave Maria.